Finalmente siamo qui, cari radioascoltatori e radioascoltamucche. Oggi giornata un pochino sbattuta, però alla fine, anche se in ritardo, siamo riusciti a partire per la puntata numero 44. Come i gatti che stavano in fila per tre con il resto di due, poi hanno ucciso gli ultimi due sbranati dei Doberman perché non gli piaceva essere un po' così incasinati. Comunque, io sono Ria e lei è Kathleen e siamo su Radio Serpe. Buonasera a tutti, buonasera. Ria ha svalvolato come ogni sera, però vabbè, prima o Questo poi lo niente. Se cureremo. svalvolo ti parto per la tangente, faccio tutta mezz'ora a dire cavolate, quindi va bene così. Quindi vuoi farci credere che stai migliorando? No, forse sto peggiorando, però ne parliamo in un altro momento. Va bene, allora io comincerei questa nuova puntata di Radio Serpe con la prima canzone, che dopo dirò a chi è dedicata. C'è una strada per andare dove l'odio non c'è, senza muri né paure, senza più bandiere su di noi. Qui non c'è nessuno che vuole sentirti gridare più forte. Qui non c'è nessuno che vuole vederti volare nella notte. Fa in nessuno. In particolare questa canzone l'ho scelta per il nostro Jack e ci tenevo a dirgli che a volte la cattiveria altrui non dovrebbe sfiorarci. So che è umanamente impossibile, ma stare male per dicerie e cattiverie sono veramente una perdita di tempo ed è troppo breve la vita per avvelenarsi così. Quindi Jack, mi raccomando, su con la vita, pollice su. Detto questo, io e Rie oggi facciamo la nostra puntata sulle curiosità. Quindi, Esatto, perché siccome ci siamo sbattuti da una parte all'altra, oggi vogliamo cazzeggiare sostanzialmente. esatto. E quindi nessun ospite speciale, vi dovrete accontentare di noi. Che popò di persone. Hai visto? E quindi comincio subito io con le news più strane. Allora, pare che Helmet Dog ha creato un curioso casco chiaramente dedicato ai fan di Batman, chiamato Dark as Night. Chiaramente un gioco di parole con Dark Knight, Cavaliere Oscuro. Il casco è completamente nero e si caratterizza per le due orecchie che ricordano molto quelle della maschera del pipistrello, da pipistrello di Batman. Ovviamente, anche se dall'aspetto possono sembrare rigide, le orecchie sono in realtà in materiale morbido e flessibile per evitare che in caso di incidente possano costituire un pericolo. E io vi metto magari la foto per chi è interessato nella chat, così potete guardare il capolavoro di questo casco. Per un'appassionata di moto come me, lo metterei volentieri, anche se non sono proprio una fan sfegatata, ecco.
Delle moto o di Batman? Delle foto, delle moto. Delle foto? Delle moto. Ah, ok. E a proposito di creazioni particolari, c'è un gruppo di studenti del Delaware che è entrato niente poco di meno che nel Guinness dei primati, perché questi tizi qui hanno realizzato la scorsa estate la torre di Lego più alta del mondo, 112 piedi, presumo piedi umani, perché se fossero tipo piedi di orco sarebbero un po' di più, che sono circa 34 metri. La torre ha battuto il record che prima apparteneva a un gruppo della Repubblica Ceca che aveva costruito una torre di 32 metri e mezzo. Per la realizzazione hanno usato più di mezzo milione di mattoncini ed è stato necessario ovviamente fissare la struttura con corde di sicurezza al terreno per evitare che questa cozzaglia di mattoncini cadesse e uccidesse qualcuno. Ale, tu hai mai avuto i Lego? No, non mi piacevano. Non ti piacevano i Lego? No. Vai fuori dalla mia radio. No, bello ciccio. Allora, tu Aspetta non un po'. puoi. No, no, aspetta, aspetta. A te non piacevano i Lego? No, non mi. Allora, sai cosa? A me piacevano i Lego quando mio fratello costruiva tutto un esercito di mattoncini e io li distruggevo. Lì mi piacevano. Ah, cioè, se li potevi rompere ti piacevano? Esatto, però non avevo mai la pazienza di mettermi là a terra, mattoncino su mattoncino. No, ma le Lego sono una cosa spettacolare perché puoi fare tutto quello che vuoi, basta usare la tua fantasia e ci puoi costruire il mondo. C'è chi ci ha costruito anche, appunto, Batman, Harry Potter e quant'altro. Ci puoi fare di tutto, va bene. Non sai cosa ti perdi. Vabbè. E a proposito di cose strane, voglio parlare di moda. È risaputo ormai che la moda è ricca di capi di abbigliamento insoliti e in questa categoria rientra indubbiamente la pelliccia in pelo di uomo messa in commercio in Gran Bretagna. Il creato spiega che a suo parere gli uomini inglesi hanno perso mascolinità e una giacca fatta di peli del petto di uomo è un simbolo provocazione per incentivare a recuperare il pelo sullo stomaco. Curiosamente, nonostante quest'idea di partenza, il modello della pubblicità di questa giacca è però ben depilato. La giacca è stata creata inizialmente come idea pubblicitaria per il lancio di una bevanda al latte e cioccolato, introdotta da poco nel Regno Unito. Winco! Ma è poi stata messa in vendita dato l'interesse riscontrato. Il prezzo però non è proprio alla portata di tutti. La pelliccia costa infatti oltre 3.000 euro e c'è sia in versione maschile che in versione femminile. Adesso, A parte che schifo. a parte che schifo, ma io posso capire se avessero fatto una pubblicità contro gli animali utilizzati per le pellicce. Ma per il latte a cioccolato, insomma, non trovo il nesso logico. No, sai perché? Allora, hai presente quando tu ti svegli e alla mattina sei assonnata, non sai nemmeno come ti chiami? Capita che magari ti prepari la colazione e non so, ti cade un capello, ti cade una Schifo. ciglia nella colazione, poi tu vai magari a portare la colazione a letto a tuo fratello, a tua madre, a qualcuno e c'ha la schifezza dentro. Quindi questi qui, secondo me, hanno voluto fare l'associazione tra la colazione e il pelo dentro la colazione. Va bene, Ria, hai ragione. Lo so, come sempre, oppure il capo dell'azienda è un furetto. Con tanta gente che è disoccupata e sta a casa. Ok, vedo qualche amico ermellino se possono fare qualcosa. Però no, allora, adesso a parte tutto, per fare una giacca, quanti peli umani ci vogliono? Cioè, che cosa fanno? Prendono gli operai, li passano al rasoio tutto il giorno, cosa Come fanno? fanno con gli animali, scusa? Li uccidono. Evidentemente qualcuno che è morto, non serviva. Ah, ok, Comunque. però siccome sì, i cinesi, scusami, gli inglesi sono un pochetto glabri, secondo me li vanno a prendere da altre parti. Dai, no. Vabbè, Vabbè, magari approfondiremo un'altra puntata. andiamo oltre. Quanti di voi hanno avuto problemi a ricaricare il cellulare per caricabatterie, eccetera? La Nokia sta lavorando con un gruppo di ricercatori dell'Università di Southampton per cercare di sfruttare l'energia dei fulmini per ricaricare i cellulari. In un laboratorio appositamente attrezzato, questi qui hanno creato dei fulmini artificiali con scariche da 200.000 volt, riuscendo a trasferire una parte dell'energia in un secondo trasformatore tramite un particolare parafulmine caricando il telefono.
Secondo gli scienziati, il lavoro è, cito testualmente, un grande passo avanti nella comprensione dell'energia naturale del fulmine e di come si può mettere sotto controllo. Però mi chiedo, se ho bisogno di caricare il telefono, che faccio? Sto lì con la mano in su e aspetto che mi becchi il fulmine? Immagino, mi è fatto venire in mente una scena di Machete che ho visto, mi sembra ieri, ieri sì, al cinema, dove c'è Machete che mette la spada in una presa e trasferisce la corrente al nemico tramite lui, quindi la corrente va nella spada, nel suo corpo e fulmina il nemico. Vabbè, E lui non si fa male? no, cazzata immane. E vabbè, macete. Comunque, allora, passiamo invece alla polizia cinese. Pare che la polizia cinese usa case infestate da fantasmi per le esercitazioni. Allora, le forze di polizia cinese hanno trovato un nuovo modo per mettere alla prova i cadetti, non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico, per rendere i furti, no, per rendere i futuri agenti pronti ad affrontare qualunque situazione e li si fa allenare con i fantasmi. Gli agenti, infatti, devono superare una prova notturna in una casa infestata con il solo aiuto di una torcia elettrica. L'edificio è un palazzo che stava per essere demolito, ma le autorità della polizia hanno notato che sembrava uscito dalle fantasie di un disegnatore di set per film dell'orrore. E cosa hanno fatto? Hanno attrezzato con una serie di trappole horror che i cadetti devono attraversare e trovare il modo di disattivare. Infatti, un giornalista racconta, appena dopo pochi passi, la mia torcia ha illuminato uno scheletro. Poi è iniziato il vento e i fulmini. Ho visto un altro scheletro in mezzo alla pioggia. Alla mia sinistra sono rimasto scioccato dalle grida di un bambino. Poi ho sentito una donna piangere e poi ridere. Quando mi sono girato, un cadavere di donna con i capelli lunghi e vestita di bianco stava penzolando da un albero. L'idea di sottoporre i futuri agenti a questo insolito test del tunnel dell'orrore è venuta per sottoporre i cadetti a tensione e paura, specie quelli nati negli anni 80 e 90, che a causa della politica di un solo figlio per famiglia sarebbero stati viziati dai genitori. Quindi hai capito un po'? E poi dicono che l'ingresso all'interno delle lamiere è troppo difficoltoso. Hai visto allenarsi alle giostre, però? Io Vedi? Ed è. passo ad una notizia di divulgazione scientifica, una notizia flash. Hanno scoperto un parente, un discendente del tirannosauro. E i paleontologi Chi di è tuo Salt nonno? Lake. Come? Chi è tuo nonno? No, lui era più un velociraptor, che era più aggressivo, più velocino, anche perché era piccoletto. Comunque, un gruppo di paleontologi di Salt Lake City, nello Utah, hanno presentato al pubblico un nuovo dinosauro, lontano parente del Tyrannosaurus Rex, i cui primi resti sono stati trovati 4 anni fa. Scava qui, lavora lì, lavora qua. Praticamente sono riusciti a ricostruire questo dinosauro e ne hanno esposto una replica completa. E pare che sia vissuto circa 80 milioni di anni fa, nel tardo periodo Cretaceo, per chi si appassiona di dinosauri e sa di che periodo sto parlando. Nella zona del Nord America centrale. E pare che l'evoluzione del feroce. Pare che. No, scusate, mi sto incasinando. Pare che questa sia l'evoluzione del feroce tirannosauro. Hai capito? Io che ero abituato dopo Jurassic Park a pensare che il tirannosauro fosse il dinosauro più cattivo e più forte di tutti, quando poi si scopre che era una cacchina, perché ce ne sono di molto peggio. Ok. Invece io voglio rivelarvi alcune cose sui Simpson. Allora, è risaputo che i Simpson sono una delle serie animate più famose di tutti i tempi ed hanno ispirato ed influenzato intere generazioni. Il famoso Do di Homer è entrato a far parte addirittura nell'Oxford English Dictionary. Ma non tutti conoscono i segreti di quella che è stata definita la famiglia più famosa d'America. Infatti, ci sono alcune curiosità. Ad esempio, perché i Simpson sono gialli? Allora, gli animatori avevano fatto diverse prove di colori dei personaggi. Infatti, Matt Groening ha scelto il giallo perché in questo modo il programma era facilmente ed immediatamente riconoscibile per chi faceva zapping tra i canali, che poteva immediatamente riconoscere i Simpson in una frazione di secondo. Ed inoltre il colore poteva incuriosire chi non conosceva il programma e spingerlo a fermarsi su quel canale. C'è un film nascosto dietro ai Simpson. Avete presente McBean?
l'eroe d'azione interpretata da Rainer Wolfcastle, l'alter ego in Springfield di Arnold Schwarzenegger. Mamma mia, quanti nomi in inglese, vero, raga? Schwarzenegger non è inglese, Ecco, però. gli spezzoni che si vedono a volte negli episodi dei Simpson che riprendono i cliché dei film d'azione messi insieme creano un vero film con una trama completa e coerente. Quindi, Bello, questo non lo sapevo. esatto, quindi praticamente in ogni puntata, se c'è uno spezzone, messi di trafila di seguito, crea proprio un film d'azione. Bellissimo. Mentre gli alieni Kang e Kodos prendono il nome dei personaggi di Star Trek. Poi le combinazioni del lucchetto di Bart è una citazione degli SDC in diversi episodi. Si vede infatti che la combinazione del lucchetto di Bart è 36, 24, 36 e si tratta di una citazione dei Dirty Dids, Don, Dirt, vabbè, quelli. Capisci ora perché stavo ridendo quando ti ho passato questa notizia prima della puntata? Poi, nelle versioni trasmesse nei paesi arabi, Homer beve soda anziché birra e salsicce egiziane di carne, dato che l'alcol e carne di maiale vanno contro i precetti islamici. Giusto. Insomma, Una carrellata di curiosità sui Simpson. esatto, per chi è appassionato. Bene, e io invece vi dico, per restare in tema di cose allegre, che le planarie, organismi dei vermicelli piccolissimi, simili a vermi lunghi di pochi centimetri, se vengono decapitate, gli ricresce la testa e hanno la memoria che aveva la testa precedente. E questa cosa è inquietante, anche perché se tu le decapiti, può anche crescere un nuovo corpo dalla testa tagliata e una nuova testa dal corpo rimanente, e entrambi gli individui conservano le stesse memorie dell'organismo originario. È Quindi tu, interessante sta cosa. queste bestiole che vivono sul fondo limaccioso, tu le puoi decapitare quanto vuoi e si rigenerano all'infinito conservando i ricordi. È molto molto inquietante, però i ricercatori dicono che questo fatto potrebbe dar luce anche a nuovi studi sulla memoria umana, oltre che su quella di queste schifezzuole. Interessante. Invece io voglio spostarmi nelle Filippine, dove si dice che più di qualche ragazza ha sognato di trasformarsi in una sirena. E nelle Filippine, appunto, è nata una scuola per trasformare questo sogno in realtà. Come? Beh, sicuramente non parliamo di mutazioni fisiche, per carità, ma l'Accademia di Nuoto per Sirene di Manila è nata con l'obiettivo specifico di insegnare a tutti coloro che lo desiderano a nuotare come sirene. Si indossa la coda e si affrontano i corsi di nuoto con tecniche approssimatamente adatte. Inoltre, l'istruttrice pare che sia Annabel Jimenez e spiega il successo delle lezioni. Abbiamo l'idea che le sirene sono belle, giocose, divertenti, avventurose e graziose e vogliamo trasmettere questi valori alle ragazze e alle bambine. Il fascino delle sirene sicuramente si fa sentire. Non manca chi ha paura dell'acqua, ma viene lo stesso per farsi una foto in costume da sirena. Hai Vuoi capito? andare? Ti No, ci porto? grazie. No. Dai, vado anch'io a vestirmi da sireno. Non mi piace fare la pescia. La La pescia. pescia. Va bene, mentre tu disprezzi le pesce, io torno un po' sulla tecnologia e vi dico che le spade laser di Guerre Stellari, che hanno spesso colpito l'immaginario di molti, pare si possano costruire realmente. Alcuni ricercatori dell'MIT e di Harvard hanno casualmente scoperto il principio che è alla base delle spade laser. Capito? Così dal nulla, per caso scoprono come fare una spada laser. Il team di scienziati stava lavorando su un esperimento di fisica quantistica, nell'ambito di studi sui computer quantici, mirato a trasmettere un numero minimo di particelle tramite un'interazione fisica. Però hanno osservato degli effetti inattesi quando un fotone colpiva un atomo di rubidio, materiale, no? E quello che succede, ovviamente semplificando perché non ci capisco un H, è che in pratica una via di assorbimenti energetici riduceva la velocità della luce da 300 milioni di chilometri al secondo a 1 chilometro al secondo o anche meno, e questo ha creato in sostanza due fasci di luce, tra virgolette, densa che si spingevano e respingevano l'uno con l'altro, esattamente come due spade laser. Carino. E tra l'altro qui c'è un'immagine di Yoda, il maestro Jedi, fatto appunto con le Lego, per tornare al discorso di prima.
Invece, visto che si è appena concluso, sì, penso si sia concluso il Lucca Comics, è doveroso quindi rimanere in tema con Lucca e dire che ogni giorno è in maschera con un costume diverso. Questo è il titolo che hanno messo su un articolo di una ragazza australiana di nome Mary Saba, che sembra si sia vestita in maschera per 365 giorni, ogni giorno con un costume diverso. Scopriamo perché. Si dice che Mary è sempre stata appassionata di costumi. Infatti ci dice: la maggior parte della gente ha hobby normali, leggere, fare sport, giocare ai GDR. Non sono sicuro che ci fosse nell'articolo, sai? Io mi sono sempre divertita di più a creare costumi divertenti. Questa passione l'ha spinta su sfida degli amici a lanciarsi in un'insolita impresa in occasione del suo 26esimo compleanno: vestirsi in maschera per tutto l'anno successivo, ogni giorno con un costume diverso. La sfida ovviamente ha richiesto a Mary di impegnare la sua creatività, ma la fantasia della ragazza non ha avuto difficoltà a inventare costumi sempre nuovi, dal classico cappuccetto rosso agli Umpa Loompa, passando per la principessa Xena a King Kong. La ragazza è alla fine riuscita nella sfida, che è stata portata avanti anche come idea di moda sostenibile. Tutti i vestiti, infatti, sono fatti in casa e in tutto l'anno la ragazza ha speso solo un totale di 440 dollari per materiale per realizzare i costumi. È bellissimo, ma questo in sostanza ha passato un anno a farsi i costumi. Esatto, ci stanno le foto di lei che si è vestita da Puffo, da Marilyn Monroe, da Hot Dog. Hot dog. Sì, questa non la conosco, questa neanche. Ah sì, questa è tipo, come si chiama quel pagliaccio che piange? Piero? Vabbè, Piero, bravo. Tomb Magari possiamo Raider, passare il link. Barbie. Sì, infatti, insomma, 365 vestiti. Alla faccia, Figo! la vorrei conoscere. Sai quando mi devo ricucire un bottone, allora, visto che oggi sono un po' addormentato, non posso che dirvi questa notizia che ho trovato. Un inventore americano, Rich Olson, ha creato una sveglia che se non viene spenta in tempo, vi trita i soldi. Ha creato l'invenzione mettendo insieme una sveglia digitale e un trita documenti USB. La sveglia Oddio. si propone per essere utilizzata quando ci si deve alzare più presto del solito, altrimenti il fattore abitudine può portare a non caricare le banconote da mettere a rischio, ovviamente, no? E si ritiene di aver bisogno di una motivazione addizionale. Però è difficile che la sveglia arrivi sul mercato perché in realtà il suo funzionamento è illegale. Negli USA, infatti, non si possono distruggere banconote perché è un crimine federale. Addirittura, non lo sapevo questo. Sì, diciamo che al giorno d'oggi tu le romperesti le banconote che ti passano per le mani? Ah, beh, no. Anzi, io quando le vedo le bacio. Quindi vuoi vedere che ti alzi la mattina se hai questa sveglia? Va Ma tanto mi alzerei comunque. bene. Comunque, che dire? Io. No, aspetta, c'era un'altra cosa che avevo sentito. Forse qualcuno di voi mi aveva mandato una curiosità oggi. Ah, sì, che c'è in Corea del Sud? È stato aperto il primo supermercato virtuale al mondo. Sugli scaffali non ci sono i prodotti veri, ma solo le loro immagini. E basta selezionarli per poi andare alla cassa e trovare già tutto pronto nelle buste. Una figata. Ah, vero, ma sempre in quella zona lì, non mi ricordo se Corea o Giappone, comunque lì in zona, e nelle metropolitane hanno messo dei manifesti con prodotti in vendita che tu puoi inquadrare col cellulare, inquadrando un codice, e acquistarli inquadrando il codice e pagando via telefono. E poi la roba mi sembra che te la spediscono a casa, ora non mi ricordo come funzioni, ma si stanno inventando diverse cose. Invece, a Roma, quando ci sono stata 2 settimane fa, hanno fatto una cosa orribile: i bagni capsulati che per entrare devi mettere la monetina, no? I 50 centesimi, e praticamente ti danno 4 minuti per fare tutto. Cioè, io stavo rischiando che mi si apriva la porta con me seduta sul cesso. 4 minuti, e se uno deve fare, diciamo, il bisogno Non grosso o lo so, qualcosa? non ho idea, non ho idea, guarda, non lo so. Comunque la trovo una cavolata, infatti penso che scriverò una lettera al sindaco là.
Caro sindaco di Roma, io stavo pisciando e ho rischiato Esatto. che qualcuno vedesse il mio pudendum muliebre mentre era intento a Esatto. sgocciolarsi. Esatto, e non va bene, non va bene. Va Beh. bene, le curiosità finiscono qui e io mando la seconda canzone che lei cerca di inserire da tipo 3-4 puntate. Però Quindi. siccome lei mi ignora, io la dovevo mandare per Halloween, visto che è una canzone degli Halloween, giusto per dire, e invece la stiamo mandando ora. Sono gli Halloween con I Want Out. Questa era I Want Out degli Halloween. Mi hai chiesto in chat che cosa significa? Significa sostanzialmente aria, levatevi dalle balle, perché ci sono spesso delle persone che hanno la pretesa di dirci come dobbiamo vivere, come dobbiamo pensare, che cosa dobbiamo fare, e quindi via, si vuol vivere liberi. E allora questa sarà la mia canzone preferita. Yeah. Yeah. Comunque, ci tenevo a fare. A fare La cosa? cacca. A fare cosa? No, ci tenevo a fare, No, ci punto. tenevo a salutare Federico. Federico Schiantarelli? Schiattarelli? Vabbè, non mi ricordo il cognome. Andiamo bene. Perché l'ho incontrato al Med di Fuorigrotta, che ha una, come dire, uno stand dove appunto stampa tutte le magliette degli Iron Maiden. Then. Degli Iron Maiden, dei Pantera, Che Guevara, cose del Che genere. gruppo è Che Guevara? No, Che Guevara, personaggio così. Lo so, cretina. E niente, aspettando 20 minuti prima dell'inizio del film di Checco Zalone, mi sono trovata a fare amicizia con lui e si è reso disponibile a stamparmi i vostri gadget. Quindi so che lui ci sta ascoltando. Quindi, Federico, a breve, appena chiuderemo il concorso, ti porterò il disegno. Grazie mille per la disponibilità e veramente ci becchiamo a Napoli appena ho tutto il materiale. Un bacione. Ottimo. Poi, volevo scusarmi con Roberto Castel che oggi si è iscritto alla Land per giocare con me e non ho potuto, ma veramente domani devo partire per il weekend e non ho avuto proprio il tempo materiale, già ero prenotata per una giocata, quindi un casino. E poi che altro volevo fare gli auguri a chi? Ah, volevo fare gli auguri perché ieri è stato il compleanno di Teresa Terry. Che sarebbe litium, no, litium. Come si chiama? Aiutami! E,
Lutien. Lutien. Ecco, Lutien, quindi un bacione mo e festeggia bene, che poi oltretutto lei è di Napoli, quindi ci conosciamo. E niente, ci manca manco 20 secondi, cosa vuoi dire? Ciao. Ciao. Va bene, io vi auguro un bellissimo weekend anche a voi, sperando che ci sia il sole a catinelle, ma non il film, proprio sole. E niente, spero di esservi stata di compagnia insieme a Rie, per questa mezz'oretta. Vi abbraccio tutti e ci vediamo lunedì. Un Alla bacione. prossima, ciao!